Nell'ottava giornata in prima categoria si affrontano Felgas Fabbrica per rialzare la testa e il Capranica di Gavazzi per non perdere il contatto con la vetta. Come da pronostico è il Capranica a fare la partita. Al 17esimo, miracolo di Boccia su Mechilli. Che parata per il portiere del Fabbrica. Allora insiste il Capranica, rimessa laterale con Pagano che scambia con il compagno. Bel cross, Mechilli di testa e Boccia ancora, impresa sicura, a terra. Insiste il Capranica alla ricerca del vantaggio, ma Boccia è protagonista assoluto, smanaccia e buon compleanno, Michael. Passata la sfuriata del Capranica, negli ultimi minuti è il Fabbrica a provare ad impensierire la porta di Sabatini, prima con Aramini, alto di poco. L'ultima occasione è per Romano. Anche lui, alto, sopra la traversa. Si invertono radicalmente i ruoli nella ripresa, e infatti Fabbrica a partire meglio dopo neanche un minuto di gioco. Di Giammartino punta il diretto avversario, lo salta, ma il suo sinistro termina a lato anche con una deviazione. Al decimo minuto, calcio di punizione. Con Romano e Angeletti che si inventano uno schema, sorpresa, la difesa del Capranica, Sabatini, che spinge il calcio d'angolo. Ma al 21esimo, il vantaggio del Fabbrica con Marco Di Giammartino che trafigge la porta del Capranica ed esplode con la sua corsa incontenibile, esplode tutto lo stadio. Clamoroso il vantaggio del Felgas Fabbrica che non si ferma qui, vede un Capranica in difficoltà, prova ad approfittarne come al 23esimo con Beccaccioli che arriva sul fondo. Di Giammartino anticipato all'ultimo da Stefano Arriga in calcio d'angolo e proprio dal calcio d'angolo la difesa del Capranica va totalmente in affanno, brutta la respinta al limite dell'area, arriva Angeletti, carica il destro di un soffio a lato, finisce la sfuriata del Felgas Fabbrica e negli ultimi minuti il Capranica prova a sfruttare i calci piazzati come al 41esimo calcio d'angolo, Polani di poco. Che occasione per il difensore che schiaccia a terra il colpo di testa. Ultimo minuto di fuoco, tutto è all'assalto. L'arbitro non ravvisa né falli né mischie. Ma per il Capranica non c'è più tempo. Clamorosa vittoria del Felgas Fabbrica finisce 1-0.